Undicesimo giorno. Carlotta, come stai? È piacere di vederti, escursionista. Slurp. Cosa posso fare per te? Speravo di ascoltare qualche storia sui tuoi giorni da scout. Per oggi ho completato la maggior parte dei miei doveri al parco, quindi una storia ci può stare. Fu mia madre a spingermi a unirmi agli Spettro Scout. Sapeva che ero una bambina sensibile. Sapeva che avevo paura anche della mia stessa ombra. Voleva che trovassi fiducia in me stessa e un obiettivo. Così mi presentò a un capo scout. A quei tempi non c'erano molti cuccioli di Spetty Scout qui a Cozy Grove. Non era più di moda. In effetti, il nostro capo scout aveva una sestiglia di due elementi. Eravamo solo io e Bill. Slurp. Beh, per oggi basta con le storie. Ma voglio saperne di più? Le mie storie sono come una tazza di tè appena fatto. Bisogna prenderne un susso alla volta, così rischia di scottarsi. Ha anche ragione, eh. Mi hai vestito e sfamato, mozzo, ma ora mi ritrovo con un bisogno ancora più impellente nella piramide di bisogni marinereschi di Grizzlow Squawk. Oh, per dirla semplice, mi chiedo cosa significhi tutto questo. Che cosa mi ha condotto a questa spiaggia, a brontolare giorno dopo giorno con l'occhio fisso alle onde? Chi ero prima di infestare questo luogo? La fotografia, Pericera deve aiutare Arjumballa. Quindi qua bisogna pazientare. Allora, lei Cincialegre era in ottima forma stamattina. E un altro aggiornamento per te da parte della signora Massdotter. Pare che qualche decina di anni fa un traghetto abbia fatto un incidente. Un capitano, sbronzo come una spugna, sarebbe andato a schiantarsi contro gli scogli. E sono sopravvissuto. I bambini presenti sul traghetto vennero dati per dispersi. Fu archiviato come un caso di estrema negligenza. Scommetto che sulla spiaggia ci sono dei fantasmi straordinari. Hai avuto davvero una fortuna sfacciata, Capo Scout Akela. Merda, un capitano sbronzo come una spugna. Che sia il nostro capitano? Che già da fantasma si è sbronzato. Oddio. Salve vicina, ho grandi novità. Sono certa che ricorderei il mio assistente Bruce. Beh, il suo posto si è appena liberato. Bruce sta bene? Beh, il mio caro assistente Bruce, nella migliore delle ipotesi, è un fantasma, nella peggiore è solo frutto della mia immaginazione. Quindi, sì, Bruce sta benissimo, ha perseguito nuove opportunità, tutto qui. Dimmi, quali sono le tue qualifiche? Non so se ne ho. Perfetto, perfetto! Credo sia inutile tirare ulteriormente per le lunghe questo colloquio. Congratulazioni per il tuo nuovo incarico di assistente della sindaca. Una posizione non retribuita, ma è un trampolino di lancio per raggiungere responsabilità ancora più grandi. Complimenti! Svolgerai tutti i compiti di Bruce. Per esempio, risolvere i problemi che mano a mano si presenteranno e far quadrare il mio bilancio. Per qualche ragione, Bruce aveva sempre problemi con il bilancio. Nel tuo primo compito, Bruce ha lasciato questa lettera sulla sua scrivania, proprio accanto alla sua lettera di dimissioni. È sigillata, ma sono certa che troverai qualcuno a cui darla quando sarà il momento giusto. Lettera rossa. Va bene, un encomio militare. Ti ho visto correre di qua e di là a scavare buchi. Hai una palla, niente male. Niente male, non potresti avere di meglio. Mira e rimira, la pala master.
Perfetta per scavare fossi in cui riporre cumuli di rove. Ti presterei la mia, ma ne ho solamente sette di questi splendori. Cosa faccio se la sesta si rompe? Eccoti, recupera gli oggetti sulla lista e io ti darò una pala master in cambio della tua vecchia pala professionale. Ha un lingotto d'oro e ho tutto. Fammi la pala. Oh sì, sono davvero dei cari utili ricordi quelli. Dammeli. Questa pala professionale non sarà forte o resistente come la pala master che ti darò, ma sarà comunque perfetta per spalare la mia roba di qua e di là. Devo creare nuovi cumuli circa ogni settimana, sai, per prevenire il crollo dei cumuli vecchi. In ogni modo, divertiti a scavare con la tua nuova pala. Io resterò qui in giro, con la mia roba. Lui è un accumulatore. Avevi di nuovo, giovane. Quindi sei uno spettro scout, eh? Sì, signore, è orgoglioso di esserlo. È un bel hobby per un giovane cucciolo. Una buona educazione civica vecchio stile. Ma scommetto che la signorina guardaboschi ti ha già inondata di complimenti per questo. Come si chiamava? Accidenti, l'ho dimenticato di nuovo. Carlotta Pigna. Beh, mi verrà in mente. Almeno ricordo ancora il mio nome. Arjun Balla, per servirti. Scusa se prima non mi sono presentato come si deve. Sono un orso semplice, ma ho incontrato molte persone nel corso degli anni. Ogni orso ha la sua storia. Questo è il mio motto. E tu? Qual è la tua storia? Sono bloccato su un'isola deserta in compagnia soltanto di fantasmi. Mi sembra l'inizio di una storia molto interessante. E magari, se lo vorrai, anch'io farò parte di questa grande storia. L'unico problema è che ultimamente sono malapena anche sono. Ho dimenticato cose qua e là, come tutti qui. Per fortuna sono sempre stato un appassionato fotografo e le foto sono ricordi che vivono in eterno. Se trovi qualcuna delle mie foto in giro per l'isola, portamele. Va bene, se le trovo.